Che cos'è la leucemia linfatica cronica? Quali sono le cause e come si manifesta la malattia? Quali sono i segni clinici? Ce ne parla la professoressa Francesca Mauro in occasione della presentazione della campagna AIL, La linea delle emozioni. Professoressa, innanzitutto che cos'è esattamente la leucemia linfatica cronica? Ci dà un po' la definizione? Certamente, la leucemia linfatica cronica è la forma più comune di leucemia nel paziente adulto anziano. Ed è una patologia che dipende da un difetto della regolazione della proliferazione e sopravvivenza di alcune cellule del sangue, cellule bianche, che si chiamano linfociti. Quello che accade nel paziente con leucemia linfatica cronica è di fare degli esami del sangue di controllo o per altre ragioni che mettono in evidenza un aumento del numero delle cellule bianche del sangue, sostenuto da un aumento del numero dei linfociti. Il paziente solitamente sta bene e dà quindi una diagnosi fatta in pieno benessere nella maggior parte dei casi. Chi ha una leucemia linfatica cronica richiede un trattamento non sin dalla diagnosi, ma solo nel momento in cui questa patologia tende a crescere, quindi rappresentare un rischio per il suo benessere. Poi ci arriviamo ai trattamenti, professoressa. Prima però le volevo fare una domanda. I globuli bianchi hanno una funzione difensiva all'interno del nostro organismo, quindi come mai il loro aumento è dannoso? Allora, l'aumento dei globuli bianchi di per sé non è dannoso. Quello che accade è che un paziente con leucemia linfatica cronica, ma soprattutto un paziente trattato, è un paziente che ha un sistema immunitario meno efficiente, quindi è un paziente che ha un rischio infettivologico più importante. Tant'è che durante la pandemia Covid, soprattutto nelle fasi iniziali, il Covid ha rappresentato un grosso problema di morbilità e mortalità per il paziente con leucemia linfatica cronica. Quindi direi che il paziente, soprattutto quello trattato, è un paziente più fragile che quindi ha un rischio infettivologico più importante rispetto a una popolazione non affetta. Senta, quali sono i sintomi della patologia se non trattata? Cioè, come sta il paziente? Solitamente il paziente, come le ho appena detto, ha una diagnosi fatta di solito per caso, in occasione di controlli fatti per altre motivazioni. E i sintomi, quando ci sono i sintomi di un paziente che ha una malattia importante che richiede un trattamento, cosa che alla diagnosi non è molto frequente. Quindi, diciamo, oltre all'incremento del numero dei globuli bianchi agli esami di laboratorio, è difficile che si associino altri sintomi. Il paziente può avere un aumento del volume delle adenomegalie, ma di solito è asintomatico. Quando la patologia poi prosegue, quindi quando poi è richiesto un trattamento, come sta il paziente? Dunque, il paziente può essere più stanco. Più stanco anche perché può comparire un'anemia, possono comparire segni più importanti, tipo la sudorazione, la perdita di peso, ma solitamente sono rari, anche nel momento in cui la patologia tende a aumentare come numero di globuli bianchi, come incremento del volume delle linfadenomegalie, è difficile che ci siano segni clinici di malessere. Senta, diciamo anche due parole sul trattamento. Oggi qui appunto avete parlato delle nuove speranze, oramai con i farmaci più moderni. Ecco, che cosa possiamo dire ai pazienti, professoressa? Possiamo dire ai pazienti che devono essere sereni perché le possibilità terapeutiche sono aumentate, è migliorato assolutamente il grado di specificità dei farmaci, abbiamo lasciato ormai da tempo l'approccio chemio-immunoterapico e i farmaci che abbiamo sono farmaci orali che non sono scevri da tossicità, ma non sono le tossicità che noi conosciamo con la chemioimmunoterapia e sono tutti farmaci che permettono un buon controllo della malattia e alcuni anche
delle riduzioni della malattia molto molto importanti che permettono la discontinuazione del trattamento. Cioè si può cessare la terapia in certi casi? Con alcuni farmaci, alcune composizioni possiamo avere delle risposte molto profonde, il paziente può sospendere il trattamento e avere lunghi periodi liberi dalla necessità di ulteriore trattamento, e questo è un grosso successo.